Bilancio approvato, maggioranza compatta almeno per una volta. Dopo le ultime sedute di consiglio con punti passati anche grazie alla presenza dei componenti in minoranza, ieri sera a Sarno è andato in scena il consiglio comunale più atteso, ma chi si aspettava novità eclatanti dal bilancio di previsione è rimasto deluso. Lo strumento economico incentrato in particolare sul risparmio va verso una precisa riduzione delle spese superflue. Il sindaco Amilcare Mancusi, con un discorso generico ad inizio seduta, ha parlato a cuore aperto ai cittadini presenti e a tutti i consiglieri. Tempi grami questi per le amministrazioni locali, con la forte riduzione dei trasferimenti dei fondi ai comuni da parte dello Stato. Era ovvio dunque che si arrivasse a un bilancio in tono minore. La verità sta nel fatto che fare i conti con l'amministrazione attualmente è difficile, i trasferimenti reali sono sempre di meno, le entrate sono sempre di meno a causa delle difficoltà economiche e garantire i servizi è difficile. In questo bilancio non innalziamo di un euro alcuna tassa che grava sulle tasche dei cittadini, manteniamo inalterati tutti i servizi, quindi la mensa, l'assistenza domiciliare, le prestazioni per i minori a rischio, le rette di ricovero, il trasporto, la spazzatura, tutto inalterato, cioè significa senza un euro di aumento. È normale che abbiamo dovuto però tagliare, in virtù dei minori trasferimenti, una serie di servizi, quindi minori costi per attività di svago, attività culturali, attività che sono legate a diciamo non servizi, tra virgolette, il superfluo. Il superfluo, e quindi attività istituzionali, spese di rappresentanza, spese telefoniche, utenze, cioè abbiamo cercato chiaramente di razionalizzare. Oltre questo, cosa si poteva fare? Si poteva investire di più, ma avremmo avuto bisogno di un'ulteriore entrata e quindi avremmo dovuto innalzare le tasse. Abbiamo scelto di mantenere i servizi come sono inalterate e quindi mantenere inalterata la pressione fiscale. Il bilancio è stato discusso, ma tra lacrime e sangue, nel senso che il problema economico e finanziario degli enti locali è inchiodato a una politica nazionale, a un momento di crisi di trasferimenti. Quindi ad onestà questo non è un bilancio che sogna, questo non è un bilancio che programma un rilancio territoriale di determinati settori. Forse non può, visti i tagli, non può neanche. Ha delle deficienze, voglio dire, che vanno comunque modificate. Mancusi ha anche annunciato una sorta di promozione per il dirigente Silverio. Nell'ambito di una riorganizzazione degli uffici comunali, Silverio diventerà adesso una sorta di direttore generale dell'ente. Tornando al bilancio, hanno votato contro i rappresentanti dell'opposizione presenti in aula, definendo il bilancio una sorta di libro dei sogni e le parole di Mancusi una presa in giro per i cittadini, ripetuto tutto quanto era stato promesso dal primo cittadino in campagna elettorale. Sinceramente io stasera volevo non esserci, però per una questione di rispetto verso coloro che mi hanno votato, qualcuno addirittura mi ha eletto capogruppo, dovevo venire a rappresentare una parte politica e quella della minoranza, perché avevo proprio perplessità, non sapendo che dire, forse perché ripeto le cose ormai da agiosa da 3 anni, da quando sono stato eletto. Il bilancio, che dovrebbe essere il momento più alto, no, di un'attività politica, ma intesa come proprio arte e scienza di gestire e di governare la cosa pubblica, fatta di progetti, di investimenti e non perché di sogni, si riduce ad un calcolo effimero solamente economico, che è importante, ma che non è solo sostanza, e che la forma, anche nell'intervento del sindaco, è nota. Oggi sembra che stiamo facendo campagna elettorale, ho sentito parlare di PUC, ho sentito parlare di piazze, ci manca solo di nuovo il PIP, gli 800 posti di lavoro, e sembra essere ritornata 3 anni fa. Ascoltando il sindaco sembra di abitare ad Innsbruck, ma non nella nostra città. Per chi ci ascolta a Sarno succede una cosa abbastanza paradossale, abbiamo scoperto, ma d'altronde ormai è un fatto noto, che i colleghi della maggioranza non conoscono preventivamente il bilancio. Quindi dove il consiglio comunale, i gruppi consigliari sono chiamati a dare degli input politici, a Sarno succede una cosa strana, che spesso tante cose i consiglieri non lo sanno. Quindi questo fa capire che non c'è né pianificazione, tantomeno gestione della cosa pubblica. Poi, sul merito, abbiate bontà, è ad occhi di tutti. Se fotografassimo Sarno dall'alto, ci rendiamo conto come questa città negli ultimi anni sta decrescendo e non crescendo.